Andiamo al Parco Archeologico dell'Appia Antica. Buongiorno a Simone Quilici, che è il direttore del parco. Vedo con lei anche Stefania Tallini, musicista, un artista di cui adesso racconteremo anche gli ultimi lavori. Allora, ci spiega che cosa si fa, che cosa sta accadendo in questo parco, che insomma è un parco che i romani conoscono bene, ma appartiene un po', è un patrimonio un po' di tutti. Un patrimonio dell'umanità, il Parco dell'Appia, un grande polmone verde per i cittadini di Roma, dei Castelli Romani, ma di tutta Italia. È un luogo che noi cerchiamo di rendere vivo sempre di più con eventi culturali. È un luogo dove si fonde natura, cultura, storia, arte, musica e soprattutto la musica jazz, che ha una lunga tradizione qui da noi al Parco dell'Appia. Quindi siamo particolarmente felici di ospitare questo festival Around Jazz. Allora, lei parlava di... Intanto diamo un po' la misura di questo parco, di che cosa stiamo parlando, quanto è grande, ci aiuta un po' a capire che cosa, perché poi ecco, io vedo dietro, cos'è? Cecilia Metella, quello che vedo dietro di lei? Dietro Cecilia Metella, esatto, sì, il parco è un parco molto grande, sono 4.700 ettari, un grande cuneo verde che dai Castelli Romani arriva sino al centro della città, fino al Circo Massimo, di fatto, dove iniziava l'Appia Antica. È costellato di monumenti importanti, l'Appia era di moda all'epoca degli antichi romani avere la propria tomba, quindi qui vedete Cecilia Metella, ma ci sono moltissimi altri monumenti. Più avanti abbiamo le ville imperiali, la villa dei Quintili, ma abbiamo anche il Parco delle Tombe della Via Latina, il Parco degli Acquedotti, tantissimi luoghi di grande importanza archeologica, dove appunto il paesaggio, certo, rappresenta questa sintesi tra natura e storia. E sente, parlava di jazz, perché Quilici? Qual è la vostra iniziativa che noi oggi presentiamo insieme? Il jazz, appunto, il festival. Stasera ci sarà Gegè Telesforo, domani ci sarà la nostra amica, la pianista Stefania Tallini, e domenica chiuderemo in bellezza con un concerto, un omaggio a Frida Kahlo di José Varela e Rita Marco Tulli. Quindi grande musica jazz che, come dicevo, è una dei nostri fiori all'occhiello. Abbiamo una lunga tradizione, quest'anno abbiamo voluto rilanciare con un festival che dura 10 giorni e che si conclude questo weekend, appunto, con dei grandissimi eventi ai quali invito tutti quanti a partecipare, nonostante anche un po' la temperatura che si è abbassata. Le belle ottobrate romane per godersi questo festival che si chiama Torna Dal Tramonto all'Appia, quindi speriamo di poter venire al tramonto. Esatto. Stefania Tallini, intanto lei arriva ad ospitare, cioè arriva ospite nostra proprio oggi, nel giorno in cui si decidono le riaperture dei luoghi di cultura, una buona notizia immagino per gli artisti come lei, anche per noi. Ottima. Sì, no, è stato un periodo veramente molto difficile per noi musicisti, artisti, per tutti ovviamente, però diciamo abbiamo sofferto molto di questa cosa. Già poter riprendere i concerti quest'estate è stato un sogno meraviglioso, la musica ha ancora più senso così, questo rientro è stato un po' anche un riscatto, un modo per vincere noi sul Covid in qualche modo. Tra l'altro lei proprio in questa rassegna presenta il suo ultimo lavoro che ha dovuto posticipare, la cui uscita è stata posticipata proprio a causa della pandemia. Sì, esatto. Esatto, Aniven è uscito per Alfa Music, la mia etichetta che mi segue da sempre, è uscito proprio a fine gennaio, inizi febbraio. Io ho avuto appena il tempo di presentare con un concerto solo questo povero disco, che è stato poi affossato, soffocato da questo silenzio assordante, direi, del lockdown. Quindi rimasto lì nel cassetto in attesa di una rinascita che avverrà domani, finalmente, perché finalmente posso ripresentarlo con i miei musicisti, che sono Matteo Bortone al contrabbasso, che non è solo un ottimo contrabbassista, ma anche un compositore e un notevole leader di ottimi progetti. E poi ho il pregio, l'onore di avere un grandissimo batterista di fama mondiale, che è Gregory Hutchinson. E domani sarà una gioia ancora più grande, perché avremo uno special guest a suonare la mia musica con noi, ed è Stefano Di Battista, sassofonista che tutti conoscete, è stato anche il nostro ospite in questa trasmissione. Stavo appunto dicendolo. E con lui è nato già un bellissimo feeling, una bellissima intesa, insomma sarà per me un far volare la mia musica. Allora, Dal Tramonto all'Appia, evidentemente un festival da non perdere, però senta Stefania Tallini, visto che dietro c'è un pianoforte, perché non anticipa a noi di Studio 24, ci fa questo regalo? Assolutamente, un'anteprima. Allora, perfetto. Certo, un'anteprima, allora, per Rai News, lei... farò... Prego, prego.
Sì, dicevo, farò un'anteprima dal concerto, due brani brevi, due assaggini di due brani. Ah, che meraviglia! Il Allora primo noi si intitola chiudiamo così. Aniven. Chiudiamo così con i Sì, brani il del primo suo si ultimo intitola Anna. disco. Sì, perfetto. E chiuderò con Aniven, che è proprio dà il titolo al disco. Io vi aspetto tutti domani, venite perché c'è il sole domani, mi hanno Va bene, detto. verremo a goderci questo tramonto Giusto? sull'Appia. Allora, sentiamo la musica di Stefania Tallini. Io ringrazio Giovanna Casadio, Grazie ringrazio a te. Grazie naturalmente a tutti. Simone Quilici per averci ospitato. Adesso ascoltiamo Stefania Tallini a pianoforte. Prego, prego, può sistemarsi così partiamo. Noi naturalmente vi diamo appuntamento a lunedì, però insomma godiamoci insieme questi minuti. Per questo ti ho fatto rimanere, Giovanna. Questo è un regalo. Ci vediamo lunedì, Stefania Tallini.